Romeo. C'è un libro sempre aperto per tutti gli occhi, La Natura. A denominazione di origine mantovana, leggeremo insieme alcune delle pagine più significative di questo straordinario libro dedicato a Mantova, capolavoro UNESCO, custode di antiche tradizioni. Siamo da Davide Herrera. Il suo nome è notissimo agli addetti ai lavori e le sue vittorie in mostre e concorsi dedicati alle vacche da latte ormai non si contano quasi più. Siamo a Corte Murata, è un'azienda agricola situata nel comune di Borgo Virgilio, nella frazione di San Cataldo. Questa è un'azienda che si chiama appunto Corte Murata perché tutto attorno ci sono delle mura. È un'azienda antica, risale al 1600 e c'è una villa padronale sullo stile delle ville venete. Questa azienda l'ha ereditata mio nonno da uno zio. E mio nonno però non aveva niente a che fare col mondo della zootecnia e dell'agricoltura, in quanto era di Venezia e il suo lavoro era quello di architetto. Veniva qui ogni 15 giorni, fine settimana, per controllare, per vedere un po' quello che facevano gli operai, ma soprattutto perché questa azienda era caratterizzata ad avere anche due mezzadri. Mio nonno ha trovato nelle stalle, dove le vacche erano legate in quei tempi, e c'erano la bruna alpina e c'era un po' di vacche frisia, cioè erano le vacche di origine olandese. Poi mio padre, venendo avanti e indietro con mio nonno, si è appassionato a questi animali, anche perché insomma lui viveva a Venezia, viveva sull'acqua, e questo per lui era un mondo completamente diverso. E praticamente se ne innamorò e, crescendo, dopo gli studi del liceo scientifico, incominciò a fermarsi di più qui nell'azienda. Incominciò a studiare agraria e intanto che studiava chiese a suo padre, quindi a mio nonno, di poter cambiare la razza che c'era in una stalla. Ossia, lui aveva studiato e voleva portare qua a Mantova il ceppo nordamericano, la Holstein canadese o degli Stati Uniti. Voleva portare qui il ceppo nordamericano, la Holstein, perché si era reso conto, con gli studi che stava facendo, che erano animali molto più produttivi rispetto a quelli autoctoni, o la bruna o la frisia, che erano qua presenti. Questi animali avevano delle caratteristiche completamente diverse rispetto soprattutto alla frisia, perché la frisia era un animale di statura medio-piccola, con delle mammelle molto profonde, con i capezzoli molto grossi. Invece la Holstein erano animali molto più alti, con caratteristiche da latte veramente notevoli, e soprattutto appunto con delle mammelle, col piano della mammella molto più alto rispetto alla frisia. Quindi questo era un sinonimo di longevità, cioè la vacca aveva le possibilità, nonostante le alte produzioni, di poter rimanere nella stalla per più lattazioni, perché comunque si poteva continuare a mungere, essendo appunto la mammella un piano più alto da terra. Nel 1958 mio padre andò in Canada a visitare un po' di aziende, a imparare e approfondire di più il mestiere dell'allevatore, e dopodiché importò le prime 12 manze appunto dal Canada. L'anno successivo ne arrivarono 10 invece dagli Stati Uniti. Mio padre venne definito qui nella provincia di Mantova il pioniere, perché fu il primo a importare appunto questa razza Holstein. Mi raccontavano che al pomeriggio e la sera venivano gli allevatori qua vicini della zona a vedere questa razza nuova. Per tutti era una razza che non si era mai vista, e tutti increduli nel vedere queste vacche così diverse da quelle attuali.
Mio padre, vedendo che erano remunerative queste vacche, con l'aiuto sempre di mio nonno, nel 68 fece costruire questa stalla a stabulazione libera, in quanto prima le vacche erano nella vecchia stalla legate. E questo creò un notevole cambiamento, perché comunque la stabulazione libera per la vacca è importantissima, la vacca ha modo di muoversi, di coricarsi in comode cuccette, ha tutti i comfort che necessita, mentre la vacca legata comunque aveva un po' di difficoltà, perché era sempre in quella posizione, non poteva mai deambulare. Questa stalla è stata costruita nel 1968, anno che coincide con la mia nascita. Io sin da piccolo ho preso subito la passione per i vitellini, per le vacche. Mio padre faceva già allora le fiere, si andava a Volta Mantovana e l'associazione allevatori di allora organizzava la mostra provinciale, e io già a 7 anni insistetti con mio padre e con il contributo di un suo collaboratore, riuscii a permanere per la prima volta a dormire in fiera. Per me è stato un successo, perché il poter stare lì vedendo altri ragazzi più grandi di me che già appunto stavano lì a aiutare i propri genitori è stato un successo enorme, perché ha fatto sfociare quella pila col mondo della Frisona, che è un mondo veramente eccezionale, perché comunque queste vacche sono vacche docili, sono vacche che ti danno molto. E vorrei far presente che nella mia azienda ci sono anche presenti due razze. Una è la Frisona, che è questa bianca e nera, oppure può anche avere il mantello bianco e rosso. E inoltre qualche anno fa abbiamo introdotto anche la Jersey. E hanno dei caratteri da latte notevolmente accentuati. E sono molto docili, hanno un carattere eccezionale ed è una razza che, se posso dare un consiglio, se qualche genitore, qualcuno dovesse far avvicinare i propri figli al mondo delle vacche, la razza Jersey è quella che può dare di più nei confronti di un bambino. Dico questo perché appunto mi è successo con mia figlia. All'età di 7 anni mi ha seguito alla fiera di Cremona e vedendo una vitellina che poi abbiamo saputo che aveva solamente 6 mesi ma sembrava un cerbiattolino, stette con lei a carezzarla per ore e ore. Cosa è successo poi? Consultandomi con mia moglie, alla fine, qualche giorno dopo la fiera, siamo andati dal nostro amico che aveva appunto le Jersey e portammo qua a casa 3 Jersey, 2 manze e una vacca gravida. E da lì è iniziato anche il mio allevamento di questa razza. La passione da allevatore che mi ha trasmesso mio papà non ho avuto grosse difficoltà anche a trasmetterlo a mio figlio Andrea, il quale, sebbene lavori alla Casa del Sole, fa l'educatore, al pomeriggio quando torna a casa mi dà una mano, e soprattutto lui è deputato il compito di gestire le vacche da show, le vacche da fiera. Gli show sono delle gare di morfologia che vengono fatte sia con le vacche che con le manze. E noi partecipiamo a 3 show all'anno, che sono la nazionale Montichiari, l'internazionale di Cremona e il Dairy Show, che a anni alterni viene fatto a Montichiari o a Verona. Proprio adesso siamo da poco tornati dal Dairy Show di Verona, dove abbiamo ottenuto dei buonissimi risultati. Abbiamo ottenuto la campionessa assoluta della mostra, la quale ha fatto anche campionessa delle vacche adulte miglior mammella. Poi abbiamo avuto un'altra vacca che ha vinto le vacche giovani, abbiamo fatto un 3° posto, un 2° posto con una vacca rossa e un'altra addirittura ha fatto la riserva assoluta delle rosse. E a questi show si partecipa perché innanzitutto per passione. Agli show noi partecipiamo per passione, ci piace moltissimo competere con gli altri allevatori, e queste mostre sono costituite in questa maniera: vengono fatte praticamente delle valutazioni morfologiche da parte di un giudice unico, il cui giudizio oltretutto è insindacabile, e il quale appunto, dopo aver visionato per parecchi minuti le vacche, procede a fare la sua classificazione e quindi a metterle in fila
una prima volta, le riguarda tutte vicine, dopodiché le fa ripartire e poi fa la classifica finale. A me piace molto partecipare perché è un momento comunque di aggregazione, dove posso trovare gli altri allevatori che provengono da tutte le zone d'Italia, quindi poterci confrontare e soprattutto anche vedere il mio livello morfologico a che livello è. Cioè, il confronto è importante per questo. La mostra è un momento appunto di confronto, mi fa capire a che livello sono, perché appunto si possono, le mie vacche vengono messe in confronto con vacche che provengono da altre province, da altre regioni d'Italia e poi anche nelle fiere internazionali, appunto nel confronto di allevatori europei. E questo è molto importante perché appunto basando la mia selezione, oltre che sulla produzione del latte, ma anche sulla morfologia, questo mi serve per vedere a che punto sono, in cosa devo migliorare e cosa devo portare a casa da ogni fiera a cui partecipo. Cerco sempre di portare a casa un qualcosa perché non si è mai finito di imparare. Ora mio figlio Andrea vi farà vedere come vengono accudite le vacche, come vengono preparate per poter partecipare a una fiera. Questo è il box dove gestiamo le vacche da fiera. La fiera è una passione che ho ereditato da mio padre, e in questo box appunto gestiamo queste vacche, le gestiamo differentemente rispetto alle vacche della stalla. Hanno una razione sempre di pieno costante durante tutto il giorno e durante tutto l'anno. Alla sera inoltre, dopo l'ultimo pasto, come vedete, viene data una razione di erba medica che l'aiuta come integratore alimentare, e i loro pasti finali di mangime se la mangiano e poi possono andare fuori sul terreno a pascolare e a riposarsi. L'allevamento è costituito da 350 capi totali, di cui 140 vacche in lattazione, poi ci sono 25 vacche in asciutta e il resto è tutto costituito da manze gravide, manzette e vitelli. Noi alleviamo solamente le femmine, tranne qualche vitello, quelli più alti geneticamente, per poi venderli per la monta naturale a qualche allevatore qua delle province limitrofe. Sulle manze, ma soprattutto sulle vacche più importanti morfologicamente, noi usiamo la tecnica dell'embryo transfer oppure dell'home pick up. Questo, usando seme sessato, ci permette di ottenere degli embrioni i quali poi verranno impiantati sulle riceventi, che sono delle manze, in modo tale appunto da avere il più possibile figlie delle vacche più importanti, oltre al fatto di poter vendere anche questi embrioni ad altri allevatori, sia in Italia, ma soprattutto da un po' di anni si sono aperti anche dei canali con allevatori europei. E questa è una cosa che ci lusinga molto, perché insomma poter esportare la propria genetica per noi ci rende orgogliosi, perché fino a qualche anno fa eravamo noi che comprovavamo degli embrioni stranieri, soprattutto dal Nord America, dalle vacche importanti canadesi o americane, per poi avere delle nuove famiglie nel nostro allevamento. La superficie aziendale è costituita da 64 ettari di proprietà più 24 ettari in affitto. Le colture che noi seminiamo sono prevalentemente erba medica, l'oietto, erbai e frumento da foraggio, e inoltre il mais, che viene utilizzato in azienda come trinciato di mais e pastone integrale. Questi sono gli elementi principali nella nostra razione che appunto è costituita da 1,5 kg di fieno di frumento, 8,5 kg di medica, e poi abbiamo un mix di soia, mais, integratori e sali, oltre a 14 kg di insilato di mais e 6 kg di pastone. Questa è la nostra razione, che viene data tramite un carro Unifeed, che è un carro che taglia il fieno e mescola il tutto e viene distribuita alla greppia, alle vacche, una volta al giorno nel periodo autunnale-invernale, primavera e estate invece viene data due volte al giorno. L'alimentazione è importantissima per produrre latte, ma anche latte di qualità, perché
nasce tutto da lì, cioè oltre alla genetica, logicamente che ha la sua importanza, ma anche il management, l'alimentazione è fondamentale per avere produzioni elevate e produzioni di qualità, quindi con elevati tenori di grasso, proteine, caseina. È importante che i fieni siano dei fieni sani, che la medica abbia un tenore di proteine elevato per avere poi appunto un alimento di qualità. Infatti il nostro latte viene conferito a una cooperativa che è l'Agricola del Po di Borgoforte, la quale trasforma il latte dei soci in grana padano. Le vacche vengono munte due volte al giorno in una sala di mungitura a spine di pesce 7+7. Nel 2023 abbiamo riammodernato la sala di mungitura e l'abbiamo ampliata, infatti prima era una 5+5, ora appunto una 7+7, e inoltre grazie al PSRNN abbiamo potuto immettere anche dei software, il computer con rilevazione podometrica, rilevazione della conducibilità del latte e tanti altri parametri che sono fondamentali per controllare la salute delle vacche e la qualità del latte. Oltre all'alimentazione, un altro fattore molto importante è il benessere animale, in quanto se le nostre vacche le accudiamo, le gestiamo in modo corretto, gli diamo il più comfort possibile, sicuramente loro ci restituiscono in produzione, qualità e longevità, perché è importante anche per il reddito aziendale che una vacca deve rimanere il più possibile a lungo in stalla, quindi la sua vita si deve allungare il più possibile. Questo glielo possiamo permettere grazie appunto all'alimentazione, grazie a delle cuccette confortevoli, nel mio caso noi usiamo la segatura. Oltretutto sempre nel 2023 abbiamo cambiato tutte le cuccette che prima erano ancora quelle iniziali, quindi del 68, e abbiamo messo delle cuccette un po' innovative in quanto sono di plastica flessibile e l'ultima parte addirittura in gomma, e questo permette alle vacche di non prendere dei colpi quando soprattutto si coricano. E la cuccetta, la cosa bella di questa cuccetta e di questa bandiera è che si sposta quando la vacca si vuole coricare, cioè segue il corpo dell'animale senza creargli del male, delle contusioni. Altre migliorie per quanto riguarda il benessere animale presente nella mia azienda sono la ventilazione con degli elicotteri, i quali appunto sono automatizzati da una centralina, e questi ventilatori però vengono usati anche non solo in estate ma anche nelle altre stagioni a velocità più ridotte, perché comunque muovono l'aria, favoriscono l'uscita dell'ammoniaca dalla stalla, e quindi anche questo è un altro fattore importante per le vacche. Abbiamo introdotto nel nostro allevamento anche un robottino spingifieno, in questo caso spingi Unifeed, che in automatico va ben 10 volte al giorno, orari prestabiliti, e lui fa tutto in automatico, sta nella sua posizione di ricarica, si carica, dopodiché alle ore stabilite fa un passaggio di andata e uno di ritorno. E cosa consiste in questo? Nell'avvicinare l'Unifeed alle vacche. Questo permette alle vacche di avere sempre la razione fresca e sono anche invogliate a venire a mangiare, perché appunto oltre a questo avere una luce anche un cicalino, loro lo sentono di riflesso, sanno che sta passando il robottino, e quindi avranno a disposizione l'Unifeed avvicinato. Dal 1958 ad oggi abbiamo pensato al futuro. Un altro investimento che abbiamo fatto è quello di un impianto fotovoltaico di 110 kW che abbiamo posto sul tetto della stalla. Questo ci permette, oltre che a un risparmio energetico, ci permette anche una maggiore sostenibilità. Quello che abbiamo visto oggi ci ricorda ancora una volta l'enorme importanza che l'agricoltura ha per tutto il nostro territorio. È un tema di cui tanto si è parlato negli ultimi mesi, negli ultimi anni, ma come Confagricoltura Mantova ci teniamo ancora a sottolinearlo. Gli imprenditori agricoli sono presidio del territorio. La nostra provincia di Mantova è una provincia molto variegata, dove abbiamo la fortuna di poter avere tantissime tipologie di colture diverse e di allevamento. Da noi si fa praticamente tutto, o quasi. E gli imprenditori agricoli hanno questa grande funzione di presidio e di controllo del territorio. Dove c'è agricoltura c'è un territorio curato, tutelato e ben tenuto. Dove non c'è invece ci sono altre tipologie di problemi, come l'abbandono
dove c'è abbandono dei campi, appunto si porta ad avere anche un territorio meno curato e più instabile e più fragile. E questo, a nostro parere, è un grande merito che va dato a tutti i nostri imprenditori. In una provincia come la nostra, lo ricordiamo, soprattutto dove si fanno entrambe le DOP del formaggio. Qui siamo in un'azienda che produce latte per Grana Padano, ma ricordiamo che Mantova è l'unica provincia in Italia nella quale si producono sia Grana Padano, in grande maggioranza, sia alla destra del Po, Parmigiano Reggiano. Quindi insomma ci possiamo glorificare anche di questo grande traguardo, essendo l'unica provincia, lo ripeto, che può contare entrambe le DOP, Grana Padano e Parmigiano Reggiano, e questo è un altro unicum della nostra provincia, a sottolineare la grande qualità, ma soprattutto anche i grandi investimenti che i nostri imprenditori hanno fatto, stanno facendo e faranno nel prossimo futuro, perché non dimentichiamo che sono tanti i bandi che ci sono a disposizione per poter ammodernare e sviluppare le proprie aziende. C'è il bando PNRR, ammodernamento macchine agricole, ci sono i bandi PSR, ci sono tante tante cose che i nostri imprenditori possono e devono, a mio parere, sfruttare per poter investire sempre di più nella ricerca di una sempre maggiore sostenibilità. Sostenibilità che deve essere in primis economica, perché questo è un aspetto molto importante da sottolineare. Queste sono aziende vere e proprie, sono imprese, queste sono fonti di reddito, e quindi la sostenibilità economica deve essere al primo posto. Ma questa si deve accompagnare, si può e si deve accompagnare anche con la sostenibilità ambientale, che è un altro caposaldo che Confagricoltura Mantova porta avanti da sempre. Non dimentichiamo che le nostre aziende sono esempio assoluto di sostenibilità. L'agricoltura è l'unico settore che sicuramente produce emissioni, questo dobbiamo dire, cioè non dobbiamo avere paura di nasconderlo, ma è l'unico settore che le assorbe anche, perché avendo a che fare con produzioni vegetali, sicuramente le produzioni vegetali aiutano a catturare i gas fossili dell'atmosfera, e quindi l'agricoltura produce, ma sicuramente cattura anche tante emissioni. Parlando di produzione di latte, è sicuramente importante ricordare come nella provincia di Mantova la stragrande maggioranza del latte, direi quasi 98-99%, venga destinato alla produzione appunto delle due DOP, Grana Padano e Parmigiano Reggiano, quindi insomma l'importanza della cooperazione in questo senso. Il resto, quell'1-2%, viene destinato invece al latte alimentare, ma la nostra è una provincia che sicuramente fa della produzione di formaggio il suo vanto maggiore. In tema di investimenti e di sostenibilità invece mi preme, come Confagricoltura Mantova, ricordare che la nostra provincia è la più robotizzata d'Italia. Cosa vuol dire? Vuol dire che all'interno appunto delle aziende agricole della nostra provincia c'è la più alta percentuale di robot di mungitura in Italia. Oltre ai robot di mungitura abbiamo visto anche un robot spingiforaggio, ci sono anche appunto robot per la distribuzione automatica anche del mangime, quindi sono tanti sistemi tecnologici che le nostre aziende stanno facendo proprio in maniera sempre più consistente, sempre più importante, perché come dicevamo prima la sostenibilità economica e ambientale sono sicuramente al primo posto per tutti i nostri imprenditori agricoli.